inutile che ci giriamo intorno. Durante la pubblicità, Tosca e Infieri si sono capiti al volo. Sì. Io non dico niente. Ma tu stai con me perché è una cosa corale. Da casa canteranno tutti. Ah, sicuramente, il anche momento in studio. È tuo e del cast. No. Ti lascio la scena. Tosca d'Aquino! Adesso ti richiamo. Si sono prestati tutti a giocare, bravi, mamma bravi. Mamma mia, bravi. Senti, che rapporto hai con i social? Medio. Ma c'hai... Sì, ho Instagram, non ho Facebook. Però su Instagram, in passato specialmente, mettevo sempre delle cosine un po' comiche così. E poi adesso, piano piano, un po' più legate al lavoro. Sai cos'è il sentiment? No. Mi manca. Restuccia? Eccomi. Spiega a Tosca cos'è un sentiment. Stavo giusto elaborando le ultime cose per avere un sentiment fresco fresco. Allora, il sentiment è lo stato d'animo che provano le persone quando sul web scrivono di una determinata persona o di un determinato argomento. E in questo caso parliamo di lei. Mm-hmm. Il sentimento che hanno quando parlano di lei. Mm-hmm. Ci sarà una parte positiva, una negativa e una di astenuti. Vediamo le percentuali insieme? Certo. Eccole. Molto bene! Molto bene! Voglio dire che è un buon sentiment. C'è quasi un 17%. Però negativo proprio poco poco, meno poco, male. Poco. Certo, anche neutro è un po' triste. Cioè neutro vuol dire proprio... Neutro vuol dire che parlano di... Ma ne frega lei... niente. No, parlano di lei senza dire bene, senza dire male. Cioè non prendono una posizione. Una posizione. Esatto. Ma ti è mai capitato di leggere qualcosa sul tuo conto di... Negativo? Sì. Guarda, devo dirti veramente... Zero, poco, molto poco, perché sono proprio, proprio un personaggio come, proprio che come non... me. Proprio come me, siamo della stessa pasta proprio. Mi sembra un po' sarcastica questa battuta, un po'... Ho una sensazione... Ma secondo te, sì, questo sentiment, lo rimettiamo il grafico per piacere?
cioè il fatto che ci sia un... Quant'è i neutrali, quanti sono? Tanto, 88, perché si dice anche 8. Tanto odio, tanto potere in qualche maniera, per cui spesso quando un artista è anche tanto maltrattato, però vuol dire che è anche molto, che molto... Cos'è? Che cos'è il potere, secondo te? Ma il potere è riuscire a fare assolutamente quello che ti piace. Questo è il potere. Il potere è riuscire ad avere, nel mio caso, i film che preferisci, e lo spettacolo che adori in televisione. Quindi avere quel potere per cui anche, sai come si dice, se ne parla bene o se ne parla male, purché se ne parli. Per cui questa neutralità è un po' inquietante, perché è tanta. Speriamo che... L'hai inquietata questa... Sì, però... In realtà io un po' lo immaginavo, anche lo Spicchio Rosso che è così piccolo, lo immaginavo anche perché, sai che gli haters sono quelli che parlano male, sì, no? Io proprio una tosca. Ma perché si chiamano haters? Odiatori. Lo dico a casa perché voi date tutto, certo, per scontato, certo, ma io e le mie coetanee, i miei coetanei, non è che conosciamo perfettamente la lingua inglese? Certo, sì. Ok. E non me la vedo una Tosca d'Aquino che reagisce, risponde agli haters. È così. Allora, sicuramente non risponderei, però ti devo dire la verità, è proprio anche un mio personaggio che non è facilmente attaccabile, cioè che cosa puoi dire? Puoi dire mi è piaciuta o non mi è piaciuta, però non sono proprio nella condizione di essere, hai capito, criticata in quel modo feroce, laddove vediamo che ci sono tanti artisti che vengono criticati. Allora, Riccardo, hai il microfono in mano, domanda? Ciao Tosca, allora, rispetto ai suoi esordi, sì, cinematografici, come è cambiato il cinema italiano? Tanto, beh, completamente, perché come ti dicevo prima c'erano tanti soldi, c'era tanto tempo, per cui erano altre proprio strutture, non so come spiegarti, e poi si usciva al cinema e c'era anche tanto il film in sala, per cui c'era modo, pensa... Il Ciclone che ho fatto con Pieraccioni tanti anni fa è stato uno dei film più visti in assoluto. Lo sai che ieri ho scritto a Pieraccioni? Gli ho scritto, ciao Leonardo, ti vorrei parlare un minuto. Lui, straordinario, la velocità mentale di Pieraccioni. Caro bella mamma, ha scritto, sto scrivendo un film. E non posso parlarti. È inutile che ci parliamo perché tanto so che vuoi invitarmi in trasmissione. Pensa alla velocità mentale. Però forse più avanti. Quindi lo voglio salutare perché ritengo Leonardo Pieraccioni uno dei più grandi registi, ma anche uomini, sì, dello spettacolo italiano. Tra l'altro è una persona eccezionale. Meravigliosa, meravigliosa, assolutamente. Uno che non ha mai sgomitato, che ha fatto il suo. È una brava persona. Una bravissima persona, un grande talento. Ecco, però, erano anche film che stavano in sala. Cioè adesso, a parte, vabbè, dopo il Covid, sai, c'è stata una rivoluzione completa. Per assurdo, pensa, i teatri sono più pieni che le sale cinematografiche. Però ora, nell'immediato, cioè io credo veramente che un film si giochi tutto nel primo weekend. Ma stai scomoda in questo periodo storico? Cioè fai difficoltà allora, a trovare la misura? Allora, non faccio difficoltà perché io... faccio tanto anche teatro e faccio fiction, per cui ecco il cinema, però effettivamente tanti artisti che semmai sono legati più al cinema, insomma si fa difficoltà adesso effettivamente. Chi c'è di qua? Prego, Letizia. Ciao. Ciao. Senti, ti volevo dire, vabbè, mi sei simpaticissima, grazie, sei l'alter ego delle donne intelligenti. Grazie. È vero, perché io quando parlo dico solo cose vere che penso. Il rapporto con le donne, volevo sapere, c'è anche un'altra domandina piccola, in che rapporti sei, se ti amano tanto come ti amo io, e una nuova Monica Vitti o sul filone della Monica Vitti, non una copia, una ma copia sul filone della Vitti potrebbe essere. Guarda, hai detto una cosa bellissima ma anche vera, e assolutamente, io ho sempre avuto un gran feeling con le donne. Per cui quello è importantissimo, anche ho lavorato con tante belle donne e non si sentono mai in qualche maniera minacciate dalla mia presenza, per cui è stato sempre, sempre, sempre un grandissimo legame, ecco. E per quanto riguarda il filone, sì, certo, ci vorrebbero i copioni, perché assolutamente si dovrebbe continuare a fare quel genere di commedia all'italiana della quale noi siamo maestri nel mondo. Per cui speriamo e teniamo le dita incrociate che possa venire. Grazie Letizia, grazie. Tra voi chi c'è qui? Erika, prego. Aspetta un secondo, Erika Restuccia, che c'è? L'abbiamo nominato prima, sono andato sul suo profilo Instagram perché mi ricordavo qualcosa. C'è una foto molto bella. Vediamola. Andiamo a vederla. Ecco, vedi? Eccola. Con Massimo. 1994. Perché c'era una ricorrenza, sì, è vero. No, mamma mia, che privilegio aver lavorato con Troisi. Allora, sì. Erika, prego.
Ciao Tosca, io volevo chiederti, se tu fossi la prossima co-conduttrice di Sanremo, solitamente si tende a portare delle tematiche durante le serate. Che cosa avresti voglia di portare? Che bella questa domanda. È una bellissima domanda, guarda, veramente. Allora, io credo che bisognerebbe sempre avere, sai, una via di mezzo, perché parlare dei grandi temi, come se ne parlerà anche della guerra, del problema climatico, eccetera, eccetera, è sempre problematico. Ed è una cosa nella quale io, ecco, non mi sento tanto a mio agio, perché non sono in grado, a parte il fatto che voi giovani, io ho due figli giovani, perché uno di 24 e l'altro di 17, ne sanno più di noi. 24 e 17? Sì. Ma mandagli a Bella Ma. Ah, non ci verranno mai. Perché? Perché sono i miei figli sono molto riservati. Okay. Non amano proprio apparire. Pensa, non riesco a mettere una fotografia, pubblicità, mai. E questo dice tantissimo di loro, significa che sono... Sono molto bravi in matematica. No, io dico sempre, chi è bravo in matematica non ama il mondo. Io sono negata, non so fare neanche 2 più 2. Però parlare, ecco, di grandi tematiche non mi sentirei a mio agio. Sicuramente c'è bisogno anche di questo, ma chiaramente sono più portata a parlare di tutto ciò che sia spettacolo, per cui i grandi temi li lascio ai grandi conduttori. Però i figli sono un tema. Ah sì, i figli sono fantastici, perché veramente io mi rendo conto di, guarda, c'è una grande dicotomia in questo momento storico, perché da una parte noi viviamo ancora le guerre, cioè che è una cosa che non dovrebbe proprio più esistere, ancora viviamo il problema di genere. È una cosa che i giovani non lo sentono proprio, cioè per loro la guerra è una cosa assurda, i problemi di genere ormai, i ragazzi non importa più nulla, ormai, ma ancora che esiste, cioè è un po' anacronistico, ecco, ed obsoleto, è tutto così antico. I giovani no, sono avanti, e quindi io mi auguro veramente che forse loro riescano veramente a darci un futuro migliore, perché per ora... Allora, qui chi c'è tra voi? Stefania, prego. Innanzitutto vorrei dire che verrò a vederla a Roma. Grazie cara, grazie. Perché lo spettacolo... Sì, al Quirino saremo. Al Quirino, sì. A fine marzo. E poi volevo farle una domanda. Lei ha affermato in un'intervista che nascere a Napoli per un attore significa avere una marcia in più. Ce la può spiegare questa cosa? Sì, allora, Napoli è un teatro a cielo aperto. E quindi in qualche modo sì, è poetica. Io mi commuovo quando vado a Napoli. Sì, è poetica, è speciale, però avviene proprio, credimi, nel bar, dal parrucchiere, aspettando un autobus, un continuo di chiacchierare. Ah, c'hai cioè un... No, continua a rispondere. Di teatro puro, perché poi tutti parlano di tutto, e quindi sicuramente, forse, chi nasce a Napoli è un po' avvantaggiato nel fare l'attore, sicuramente questo. Che bella questa. Napoli è una carta sporca. Ma non mi ricordo le parole, però non mi ricordo mai. Napoli è il culù. Com'era? Daniele, Napoli, mamma mia che bella questa canzone, mamma mia, bellissima. Ce l'ho sempre nel cuore. Allora, chi c'è tra voi? Guarda quanti siete. Dai, Laura, vai. Ciao, allora, volevo chiederti da napoletana se l'accento napoletano all'inizio di una carriera o comunque di un percorso artistico si può definire un difetto o comunque un problema. Sì. Nel senso che dipende da quello che tu vuoi fare. Io ho iniziato a lavorare a Napoli e quindi ero piccola, avevo 14 anni, ho iniziato a lavorare professionalmente e non era un problema. Nel momento in cui però io sono arrivata a Roma, ho frequentato l'Accademia, è stato un problema enorme. Per cui la nostra insegnante di Accademia diceva anche parlate a casa, cercate di far parlare anche i vostri familiari. E allora mio fratello, che è sempre stato molto spiritoso, io tornavo a casa e dicevo buongiorno. Stefano, verde, tutto stretto. Allora mio fratello faceva, tu essere diventata bambina rossa, non parlare tutto stretto. Perché se vuoi fare specialmente teatro,
i testi classici come fai? È difficile, infatti all'inizio io ho fatto tanta difficoltà perché sai, giovanissima, appena entrata facevamo Lady Macbeth oppure una Giulietta, cioè come fai a recitarla? Cioè è anche divertente, però è un'altra cosa. E allora se vuoi fare altre cose devi un po' anche parlare con la dizione. Federica? Federica? Ciao Tosca, io volevo chiederti qual è stata la prova attoriale che ti ha messo più in difficoltà? Ma intanto questo spettacolo che sto facendo adesso, credimi, è molto strutturato. Perché? Perché abbiamo, come dicevo, una penna importante di Roberto Cavosi che l'ha scritto proprio con una struttura importante. La nostra regista che ha una visione della vita poetica, visionaria, e però anche molto molto, cioè tanto sempre sostenuto, per cui devo recitare sempre a un ritmo frenetico, poi saltiamo, scendiamo, vedi, ci sono queste stufe, che è anche molto molto fisico. Quello che dico sempre ai ragazzi, comunque giovani, non vi avvilite, perché le prime letture, le prime prove, veramente ti senti, cioè un momento dici vabbè, ma non ce la faccio, non riuscirò a portare a termine questo compito, cioè un momento proprio di grande, e invece poi ci vuole forza, tenacia, e all'improvviso il personaggio si impossessa di te. Voglio farti quindi due domande prima di salutarti. La prima riguarda, beh, insomma, riguarda un mito, riguarda Claudio Baglioni, perché noi domani dedicheremo tutta la seconda parte insieme a Pierpaolo Petrelli, che sarà ospite di puntata della Pierpaolo, ti aspettiamo. E Baglioni unisce tutte e due le generazioni, chi è che non ha cantato, non conosce un pezzo? Poi Baglioni cantarlo fa bene proprio all'anima. Al cuore. C'è qualcosa che ti lega a Baglioni, alle tue canzoni? Beh, sicuramente da ragazzi, loro non si rendono conto, ma noi facevamo le feste in casa, oppure i falò d'estate, no? Con la chitarra, e quindi sicuramente alla nostra generazione veramente accompagnato. C'è un pezzo di Baglioni che proprio ti piace tantissimo? Passerotto. Passerotto, non andare via. Sì. Poi? Ma tante. Adesso guarda, mi prendi alla sprovvista. Però dai, Passerotto magari la prendiamo in considerazione per cantarla tutti insieme domani. Domani si canta Baglioni, alle 16:15 circa, con Pierpaolo Petrelli e tutto il cast. E poi volevo farti un'altra domanda. Sta per entrare in studio Don Walter Insero. Sì. Don Walter spesso partecipa alle nostre trasmissioni. Il seriale si chiama Dove si trova Dio. Mm-hmm. È curioso, no, parlare di Dio nel pomeriggio, però secondo me anche questo può far bene. Certo. E oggi ci chiederemo che cos'è l'anima. Per te che cos'è l'anima? Ma io sono una credente e praticante, per cui, come ti dicevo anche nel pezzo precedente, chi ha fede è fortunato, perché noi ci sentiamo sempre protetti, coccolati da un qualcosa che esiste. Noi ci crediamo, chi ci crede, no? Chi ha fede. E per cui l'anima è un qualcosa che non può finire mai. E allora, se ci credi, ha un'importanza specifica, un peso specifico. E quando si dice avere una bella anima, un'anima buona, perché è una cosa, il corpo è destinato a nascere e poi a finire, ma l'anima resta per sempre. Va bene, devo dire che è proprio bello incontrare Tosca. Guarda, mi ha fatto davvero piacere, perché ti ho visto altrove, però non da sola. No, è stata proprio una bella intervista, uno spazio veramente molto bello e anche molto caloroso. Bravi, avete quando costruito. Quando vuoi tornare, io ti aspetto con vero piacere. Ti ritrovo a teatro, ti verrò a vedere al Quirino, quando a Roma? L'ultima settimana di marzo, Amori e sapori nelle cucine del Principe. Mamma mia.